È il giorno della protesta contro il possibile arrivo in Sardegna delle scorie nucleari. La giornata di pioggia a Cagliari non ferma i manifestanti che si sono dati appuntamento in Piazza del Carmine. Un primo sit-in per dire decisamente no all'ipotesi che l'isola possa accogliere rifiuti radioattivi. Ci sono vari partecipanti di vari comitati. Lei come si chiama? Patrizia Puzzu. E lei è rappresentante di quale movimento? Donne Ambiente Sardegna. Perché oggi qua? Perché vogliamo protestare contro questa ingiustizia incredibile. La Sardegna non è una pattumiera e dobbiamo assolutamente difenderla, perché la amiamo, noi siamo sardi davvero. Lei da dove arriva? Da Cagliari. Da Cagliari. Un'altra manifestante, lei come si chiama? Carmen Messida, Donne Ambiente Sardegna. Anche lei è una rappresentante di questo movimento. Perché essere qui oggi? Siamo qui perché pensiamo che la Sardegna, per la Sardegna sia necessario uno sviluppo economico, sociale, che quindi che comporti una possibilità anche di, per i giovani anche di rimanere nella nostra isola, mentre queste iniziative, questa situazione che potrebbe verificarsi, contribuisce a impoverire la Sardegna e rendere ancora più difficile una sua ripresa. Si parla appunto del possibile arrivo delle scorie nucleari, la Sardegna è stata individuata come possibile sito, la decisione definitiva non c'è ancora. Dall'altra parte però dicono può portare occupazione, può portare lavoro. Io non credo che questo sia un'occupazione e un lavoro dignitoso. La Sardegna ha, cioè, c'è anche il diritto di scegliere il proprio lavoro, che è un lavoro che comporta anche a pensare a un futuro, mentre questo può essere che cosa? Un lavoro, tra l'altro, che rende ancora più difficile la situazione economica della Sardegna, impoverisce il suolo, quindi crea dei problemi. Che quali sono i problemi? Per le persone che vengono assunte per lo scavo, per manutenzione, questa cosa qui, mi sembra che bisogna pensare invece in prospettiva a quelli che possono essere, quello che può essere lo sviluppo della Sardegna. Un altro manifestante, Sardegna Pulita, Angelo Cremone, no deciso ovviamente da parte sua all'ipotesi delle scorie in Sardegna, e voi avete detto oggi il primo passo, poi anche nuovi passi in barba, possiamo così dire, anche alle regole sulle restrizioni del DPCM. Oggi il comitato Non Nuclei Non Scorie è qui con una delegazione per portare la documentazione storica che verrà consegnata alla rappresentanza del Consiglio dei Ministri. Cioè, la Sardegna ha già detto no, l'ha detto con un referendum, con tante manifestazioni, ci sono le motivazioni, verrà una delegazione. Oggi qui non è una manifestazione di popolo, ma è un sit-in con una rappresentanza, una piccola rappresentanza del Comitato Non Nuclei Non Scorie, che consegnerà direttamente per il Presidente del Consiglio dei Ministri tutta la documentazione per far capire che la Sardegna non è idonea vi a questo. Vi attendete una risposta? Se si entro quanto? Ma la risposta gliela farà dare il popolo sardo subito, cioè oggi è il primo passo per consegnare la documentazione storica. Siete pronti a chiamare tutto il popolo sardo a raccolta se il progetto dovesse andare avanti? Il popolo sardo sta già parlando, dai sindaci stanno parlando gli amministratori regionali, comunali, tutti, c'è tutto. Non passerà questa proposta scellerata.